Chiudiamo questo ciclo di interventi con Eugenio Saltarella, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Genova, che esporrà la situazione nella regione, appunto, con riferimento all'accessibilità ai siti web dei principali servizi di pubblica utilità. Lo vediamo anche con l'apparecchio che serve per scrivere in braille, che è un altro strumento molto utile. Saltarella. Mi avrò per favore. Sia sintetico. Allora, alcuni premi. Io stamattina mi sono fatto il caffè con la moca. Conosco tante persone che non ci vengono che si fanno il caffè con la moca, sono classi. Conosco tante persone che non ci vedono che non se lo sanno fare. Conosco tante persone che ci vedono che si fanno il caffè con la moca e tante persone che ci vedono che non se lo sanno fare. Chi sono i disabili? A voi la risposta. A partire da questo devo dire tante cose sono fatte e tante cose sono da fare. 5 marzo 1971, un gruppo di studenti ciechi e l'Istituto per ciechi e altre persone vuole fare un'assemblea in cui chiamare gli altri, quelli dell'istituto, non fanno parte delle persone della società, e discutere insieme. Interviene la polizia e scaccia. Molta strada si è fatta da allora. Web, molta strada è ancora da fare. 2004 esce la legge stanca. Stanca già di partenza, visto che si chiama così. Una bella legge con tanti bei proponimenti. Prende in esame tante possibilità, apre tante aspirazioni. Il sottoscritto diventa presidente di una cooperativa che lavora proprio in base alla legge stanca e che proprio applicando la legge stanca fa il discorso. Non, ci sono sicuramente tante mie responsabilità che non vi racconto, ci sono tante responsabilità di chi era con me, ci sono anche tante responsabilità di chi ha pensato la legge e che ha lavorato in tutti i modi perché la legge non venisse, non diventasse quello che poteva diventare. Tant'è vero che andiamo a vedere che cosa succede oggi sul web. Provate, andate sul sito del Comune di Genova, chiudete gli occhi, se avete una possibilità scaricatevi una sintesi vocale gratuita, si chiama NVDA, e provate a trovare le informazioni che vi servono. Provate a compilare un form, provate e se ci riuscite scrivetemi perché sono felice di saperlo. Parliamo della RAI. Io non sono ancora riuscito in tanti anni a sentire una volta sul web uno dei bollettini regionali. Ho sentito quello del Friuli, cioè io cerco quello della Liguria, ma quando poi schiaccio, quando mi sento il Friuli, mi sento la Basilicata, la Liguria non sono mai riuscito, ma non perché. E parla dei telegiornali. Ma non è telegiornale. Ma quelli ci sono. Lo so che ci sono, però io non riesco mai a prendere quello giusto. Non so perché. Potrebbe essere. Vuol dire che c'è qualche problema di accessibilità. Parliamo della Carice, eravamo a Genova, ha cambiato il sito da poco, io so che tanta gente che ci vede sta protestando perché non riesce a usarlo. Per quanto mi riguarda ho sbagliato due conti. Per fortuna non ho potuto risolvere il problema. Ma è stato rifatto da poco. Alla Carice, quando io ero presidente della cooperativa, abbiamo proposto la nostra collaborazione. Alla Carice l'ho proposta come associazione, alla Carice l'ho proposta l'Istituto d'Arte Chiossone come collaborazione. Ci hanno chiamato? A voi la risposta. Parliamo anche della Vasco. La Vasco ha un bel sito accessibile, utilizzabilissimo, per anni io me ne sono servito. C'è un solo peccato, che dopo averlo detto, scritto e riscritto, quando arriviamo a dicembre c'era niente. Il sito viene coperto di fiocchi di neve e naturalmente tutti i sistemi per non vedenti
che servono per sentire in voce quello che è un testo, non è proprio un accidente. Quindi io aspettavo di comprarmi le cose per Natale, non me le sono potute comprare. È una stupidaggine, è bello avere gli occhi di neve sotto Natale sul sito, però. Comunque accettiamo la critica per quanto riguarda l'azienda, se la cercheremo anche di portare, però è un problema, appunto, lei castiga Trident Mores, apprezziamo l'ironia, ma ha detto cose estremamente importanti e pesanti verso chi non è adempiente, soprattutto ha citato anche enti comunque pubblici, servizio pubblico, potremmo continuare magari l'elenco, ha citato sia privati che pubblico. C'è qualche cosa che però si è fatto, ecco, ci sottolineiamo le cose che non sono state fatte, ma anche quello che è stato fatto, qualche progresso? Sì, progresso, qualche buono abbiamo sentito stamattina. Io ci sono già andato sul sito di Superabio più di una volta, ci sono anche stati dei tentativi di altri enti e associazioni. Chiaramente quelli che vengono in mente quando si parla di questo sono sempre quelli che non riescono, sono quelli che ti fanno incazzare tutte le volte che devi fare qualcosa, non lo puoi fare, non si troppo la sostanza. Però dei passi avanti sono stati fatti e dei passi avanti si fanno anche con le tecnologie, cioè man mano che nascono i problemi si cerca di trovare delle tecnologie che ti diano una risposta. Questo è un altro. Il problema è che non possiamo sempre continuare a inseguirci. Bisognerebbe che, come negli Stati Uniti, esiste una legge che obbliga o il sito è accessibile o non si può, non lo si fa, o lo strumento è accessibile o non può essere. E quindi la stessa cosa che il progetto che partiva dalla legge standard, la stessa cosa dovremmo pretendere, che pretendiamo, ma insomma pretendere non basta, che possa succedere anche qui. Io per concludere volevo solo dire che a Nina devo il ringraziamento per Superabile, devo ringraziamento perché a Nina, per esempio, qui a Genova, la parte della soluzione dei centralinisti telefonici, devo dire che anche chi ha un centro di lavoro ha avuto la possibilità di fare carriera e oggi si occupa della formazione del personale. Cinzia Mugini. No, io la conosco. Cinzia Mugini e non è Nina. No, Nina no. Però sì, Cinzia Mugini. Adesso il nome è della persona della Nina, non mi ricordo. Io non lo vedo più in sala, io non faccio test, ma non c'è. Ma so che si occupa di questi problemi. Quindi le strade ci sono e si stanno percorrendo, si fa fatica, ma continuiamo.